Schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel secondo capitolo di Uncharted. Eravamo rimasti qui nell'altro episodio e ora andiamo avanti che dobbiamo pestare come un cane sicuramente questa testa di cazzo e andiamo a pestarlo come un cane. Guardate che faccia da culo che ha questo ragazzi. Guardate che gran faccia da culo. Come non posso, posso. Che tal esto? Lasciami andare! Dammi il melone! Sì, culo anche a te! Luce come un ombre! Bravi, bravi, sono tutti bravi, hai visto? Ragazzi, in 25! Guardate veramente la grafica di sto gioco, è spettacolare ragazzi, è spettacolare la grafica, bellissima, bellissima testata in faccia. E adesso andiamo a pestarlo come si deve sta testa di cazzo. Bisogna vedere se vai ad ammazzarmi. Vediamo di ribaltare la situazione ragazzi. Ribaltiamo il tutto. Eccola lì. Non era una risa, eh? Vero piccoletto? Vuoi ammattarmi, dico come merda? Chiamami quando sarai abbastanza alto per le giostre. Ti vuoi scattare fuori il culo? Solitaria. Chiamami quando sarai abbastanza alto per le giostre ragazzi. Bella questa. L'unico inconveniente è che ci stanno mettendo in isolamento, ragazzi, ci stanno mettendo in isolamento. Solitaria dallo spagnolo significa isolamento. Apre. Andiamo. E come presumevo. Dove stare qui dentro? Eh? E dov'è il bagno? Ce l'hai davanti. Divertiti. Sicuro. Gracias. E come presumevo ragazzi siamo in isolamento, adesso vedremo che cosa succederà nell'ambito del gioco. Fatto sta che ci toccherà restare qui dentro. Sembra che si stia muovendo qualcosa ragazzi, vediamo. Grazie. Cosa stavo facendo un gran bel sogno. Ehi, va bene, piano. Scusate la tosse, ragazzi, ma... ok. Secondo capitolo, ragazzi, un luogo infernale. Sembra che dobbiamo seguire sto stronzo che ci ha diviso mentre che stavamo pestando l'altro cane lì. Ragazzi, stasera. Oh, idiota, sali le scale. Idiota lo dici a tuo fratello, eh? Stai salendo un prigioniero, apra la reja. Una settimana? Ehi, tanto piacere. Che luce, che umidità. Guardate che luce, ragazzi, guardate che effetti. Ehi, gringo. Pillo che insiste a Gustavo. Tengo un cuchillo che tiene tu nombre, amigo. Te lo mostrerai Vargas quando regresi. Questo ha detto che c'ha un coltello con il mio nome. Quítense, cabrones. Ragazzi, qui se questo ci lascia qua in mezzo alle guardie toccherà lottare, eh. Cioè ci lascia in mezzo ai detenuti. Guardate quanti sono, ragazzi. Vai. Va bene, vengo qui. Apri la reja. ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. Yo parlo un po' di español, ¿sabes?
Aspetta, cosa hai detto? Lo scoprirai molto presto. Oddio ragazzi, spero che non ci riservino lo stesso trattamento di questo. No, non stavo a guardare niente, non ti preoccupare, tranquillo, guarda. Cioè, mancherebbe che stavo a guardare qualcosa. Ho capito, ma se non mi dici dove devo andare, ma che ne so, io me lo sogno. Spinge. Qui è chiuso. Dove devo andare? Di qua. Andiamo di qua. No, di là. E allora te devi decidere, bello. Dopo di te. Dopo di me. Andiamo a vedere che cosa. A sinistra. Dobbiamo andare di qua. Ah. Vediamo dove ci ha portato sto sacco di mondezza, ragazzi. Siamo arrivati. Bene. Ok, mi toglieresti le manette. Voglio una fetta. Fetta. Qualunque cosa speri di trovare, ne voglio un po'. No, Vargas, l'accordo era che ci avresti fatto entrare, uscire e basta. E basta? Sto rischiando le chiappe per voi, Gringos. Sì, Rafe ti paga un mucchio di soldi per il disturbo. Sì. Ma non abbastanza. Ti hanno detto di non aprire. E mi hanno anche detto di non accettare mazzette, o portare qui gente, o anche picchiare i detenuti. Ma eccoci qui. D'accordo, ma stai attento, a 300 anni. Era un membro della ciurma del capitano Henry Avery. Tu sai chi è? Era un pirata. Il pirata che ha fatto il più grande colpo della storia. E l'ha fatta franca. Era su un libro. Più di 400 milioni di dollari in oro e gioielli. Tutti su una singola nave. La Gunsway. Sì. Conosco già la storia. Puoi arrivare al punto. Sono rinchiuso nella cella più alta della prigione spagnola. Ecco, spero che un giorno tu possa riuscire a entrare in questo luogo infernale, portare la mia croce e scoprire le ricchezze del paradiso. Quindi? Cosa vuoi? Le ricchezze del paradiso? Santo, è una metafora. No. Tu e gli altri non avete pagato per entrare in quel luogo infernale solo per una metafora. Voglio una fetta. Ok, facciamo così. Tu mi lasci salire e controllare la cella. E se dopo 300 anni è rimasto qualcosa, puoi fare un accordo con Rafe. Ora potresti... Niente ragazzi, sembra che dobbiamo fare un accordo con questo tizio. Por favor. Dobbiamo fare un accordo con questo tizio. Scalando. O forse preferisci farlo tu, visto che vuoi una fetta. Cerca di non crepare. Sì. Questo è il piano. Guardate ciò che ti ho chiesto. Sì, l'ho nascosta laggiù, sotto al tavolo da lavoro, vicino alle casse. Ottimo, grazie. Bene ragazzi, allora io per questo episodio mi fermerei qui, non mi voglio dilungare molto, caricherò la seconda parte del video in seguito a questo. E intanto vi lascio un saluto, per questo video è tutto, un saluto da Maxi, al prossimo video.